Il Centro Estetica e Benessere ti aspetta in via Vittorio Veneto numero 186 a Cava dei Tirreni per proporti pacchetti e promozioni adatte ad ogni tua esigenza. Momento di festa ieri pomeriggio per i soci del Centro Anziani di Cava dei Tirreni. È stata inaugurata infatti la nuova sede di Via della Repubblica, collocata nei locali adiacenti agli uffici dell'Anagrafe. Un evento tanto atteso che rappresenta il lieto fine di una lunga ricerca per individuare una più adeguata collocazione al centro, che aveva sede all'ex mercato coperto, prima che cominciassero i lavori di ristrutturazione, ma nell'ultimo periodo aveva svolto le sue attività nei locali di Corso Mazzini sottostanti la scuola Don Bosco, che tuttavia non erano idonei alle esigenze delle persone anziane. Noi siamo contenti tutti quanti, i soci, io da presidente, il consiglio direttivo, che siamo riusciti in questa avventura, chiamiamola così, perché per la verità è stato difficile. Sono 2 anni che eravamo in cerca di locali, abbiamo trovato questo e quindi ormai stiamo qua definitivamente. È una bella sede, l'abbiamo rimessa a nuovo. Noi non solo faremo attività, ecco, di gioco, di carte, ma di letture di libri, di giornali, la televisione che sicuramente ci aiuterà, però noi abbiamo intenzione di estendere ancora di più il nostro campo. Lo dicevo prima, anche con la possibilità di mettere un defibrillatore in questa sede, in modo che sia un punto importante di tutta l'area. La solenne benedizione impartita da padre Joseph Gorintla ha preceduto il fatidico taglio del nastro ad opera del primo cittadino Vincenzo Servalli e della consigliera comunale con delega al patrimonio Anna Padovano Sorrentino. Nell'ottica di questa riorganizzazione del patrimonio ci sono voluti dei tempi per trovare una sede e quindi una giusta collocazione per questi anziani, quindi oggi si raggiunge un importante risultato, ma un'amministrazione attenta non deve fermarsi a questo, cioè non deve solo offrire un luogo di aggregazione per questa fascia di età, ma deve anche essere propositiva nell'offrire delle attività che possano coordinare gli anziani del territorio, quindi sono emozionata e molto contenta di questo obiettivo che si è raggiunto oggi. Un ulteriore segnale inviato dall'amministrazione che dimostra una costante attenzione alla fascia della popolazione cavese che ha raggiunto la terza età. Precedentemente noi abbiamo attivato altri 2 centri anziani, uno in via Giovanni XXIII, anche lì ci sono dei bei locali, un altro a Santa Lucia presso le abitazioni ex terremotate, le nuove palazzine popolari. È chiaro che l'amministrazione ha grande attenzione per gli anziani, tant'è vero che ho avuto, come dire, il pensiero e insieme poi condiviso dall'assessorato il pensiero di dedicare una giornata di festa svolta lo scorso 23 settembre agli anziani di Cava dei Tirreni con la prima edizione Festa dell'Anziano Città di Cava dei Tirreni. Certamente un'edizione che dovrà rinnovarsi, dovrà migliorare e che sicuramente siamo impegnati in questa direzione a dare questa risposta e le altre che i nostri anziani si attendono.